Questo programma è offerto da Farmacie Pharmacom, da sempre al vostro servizio. Buonasera amiche e amici di In Salute, benvenuti al nostro appuntamento settimanale del mercoledì. È un piacere stare di nuovo con voi e per voi anche stasera tanti argomenti e tanti ospiti, tutti dedicati alla salute e al benessere. Argomento di apertura, la spalla. Per parlarne siamo con il dottor Andrea Gallacci, collegato, ortopedico specialista della spalla. Buonasera e benvenuto a In Salute per parlare appunto della spalla, questa articolazione molto complessa e molto delicata. Ma prima dell'approfondimento con l'esperto, la nostra scheda introduttiva. La spalla è una complessa articolazione che unisce il braccio al tronco, formata da ossa e legamenti e associata a tendini, muscoli, nervi che ne permettono i movimenti e da vasi sanguigni. È la spalla che consente di muovere braccio e mano. I suoi movimenti sono più ampi e numerosi rispetto a quelli eseguibili dalle altre articolazioni. I principali movimenti del braccio consentiti dalla spalla sono la flessione, l'estensione, l'elevazione laterale, la rotazione esterna, la rotazione interna e la rotazione antero-posteriore. Le patologie che colpiscono la spalla sono piuttosto diffuse a qualsiasi età, sia nelle donne che negli uomini. In particolare, nei giovani le malattie della spalla sono correlate prevalentemente ad alcune attività sportive come tennis, pallavolo, basket, che prevedono un elevato impegno delle braccia. Con gli anni invece tendono a manifestarsi le patologie della spalla di tipo degenerativo. Il dolore dunque può essere causato da un evento traumatico oppure essere il sintomo dell'evoluzione di patologie infiammatorie e o degenerative. Un dolore alla spalla dovrà essere sempre valutato dal medico specialista in relazione anche all'età del paziente e allo stile di vita condotto. Nel caso della necessità di ricorrere ad interventi chirurgici, è da sottolineare che la chirurgia della spalla ha compiuto un'evoluzione molto importante, grazie anche al perfezionamento della diagnostica per immagini e alle nuove metodiche interventistiche. Come vi ho anticipato, sono collegata con l'ortopedico per parlare della spalla, di come è fatta la spalla e quali sono le problematiche, è proprio il caso di dirlo, che gravano sulle nostre spalle. Dottor Gallacci, si dice che la spalla sia un capolavoro di ingegneria. Perché? Come è fatta e a cosa ci serve la spalla? Allora, la spalla è sicuramente una delle articolazioni che consente un range di movimento assolutamente non paragonabile a nessun'altra articolazione del corpo umano. Riesce a fare movimenti a 360 gradi. Questo è il vantaggio di questa articolazione. A scapito di cosa? L'articolazione della spalla funziona con una sfera, che è la testa dell'ombro, e ruota su un piatto che è l'articolazione della scapola che chiamiamo glena. Quindi è un contatto puntiforme e permette una serie di movimenti molto molto importanti. Faccio un esempio: il ginocchio ha solo la flessione estensione, l'anca ha limitata rotazione, abduzione e flesso estensione. La spalla ha tutti i movimenti quasi a 360 gradi. Per consentire questo tipo di movimenti occorre che questa articolazione non sia limitata da funzioni dovute all'osso. Per esempio, nell'anca abbiamo una cavità che si chiama acetabolo, che praticamente costringe
la terza del femore e di far fare dei movimenti limitati alla superficie della setata. La spalla non ha questo vincolo, la superficie contorne, però garantendo questi movimenti ha bisogno che tutto l'apparato che la circonda, quindi capsula, ligamenti, tendini, sia in perfetto ordine, perché altrimenti la spalla tende a decentrarsi dal suo punto metallico di articolazione e quindi si sposta verso l'alto e non anche indietro, e quindi questo costituisce un problema per l'uso della spalla in generale, perché ne limita molto il movimento e ci si fa dolore. Perché la spalla ci fa male? La spalla fa male per una innumerevole problematica legata appunto a quanto detto prima. Allora, 20-30 anni fa la spalla era tenuta in scarsa considerazione dall'ortopedico, nel senso che non essendo un organo in cui non c'è un carico sopra, come sul femore o come sul ginocchio, la spalla veniva un po' sottovalutata. Oggi invece, specialmente come è successo negli Stati Uniti, e noi abbiamo attinto lì per avere questa, diciamo, innovazione sulla terapia e sulla patologia della spalla, è stata molto amplificata dalle conoscenze a cui siamo giunti attraverso l'uso dell'artroscopia. Le patologie sono innumerevoli. Un tempo, tanto per fare un paragone, è come se quando si parlava vent'anni fa di periartrite della spalla si definisse mal di pancia, insomma un mal di pancia ha numerose cause e la periartrite della spalla ha numerose cause. Che elencarle tutte sarebbe, insomma, un po' forse anche noioso. Si può dire che la spalla, le sue patologie della spalla sono riconducibili in età più giovanile a traumatismi solitamente e in età più anziana invece a situazioni degenerative? Diciamo che sia nel giovane come nell'anziano la patologia degenerativa può essere comunque presente, chiaramente più frequente nell'anziano, invece la patologia, diciamo, traumatica è più appannaggio della persona giovane, perché ha più possibilità di movimento, più le fratture, le regioni di tutta, acute sono più appannaggio del giovane, e dall'anziano che ha quasi sempre lesioni degenerative dovute a una patologia di incepatologia, che sono dei muscoli che sono sopra la spalla e che aiutano a tenere centrata la testa all'interno dell'articolazione, come tu hai appena. Sì, dottore, molti traumatismi della spalla sono dovuti ad attività sportive. Sì, diciamo che gli sport in cui la spalla viene più messa a dura prova sono quelli di elevazione, quindi la pallavolo, la pallacanestro, il tennis, questi sono gli sport in cui si vede più la spalla impegnata. E quindi questo accade perché, come spiegato all'inizio, la spalla ha bisogno di tenere la testa centrata nella terra. Questo avviene se i muscoli che sono al contorno della spalla hanno un rapporto omogeneo, quindi ci sono dei muscoli che tendono ad innalzare la testa dell'omero, altri muscoli tendono ad abbassarla. A questo compromesso la testa rimane all'interno della glena, nel punto di rotazione. Quando questo non succede, la testa tende a risalire e che cosa avviene? Avviene che sopra trova l'acromion, che è un osso che sta subito sopra la testa dell'omero, come la spallina di un ufficiale dell'esercito. E quindi cosa succede? Comprimendo contro questo osso, schiaccia la coppia dei rotatori che è interposta tra queste due parti. E lì si formano le varie patologie, dal conflitto alla lesione della coppia. È possibile non avere dolore alla spalla, ma avere una cattiva funzionalità della spalla? Allora, è possibile, ma non per questo tipo di patologia che le descrivevo ora. È possibile più che altro nell'anziano, quando siamo davanti a una palla artrosica, una patologia degenerativa artrosica, che non ha ancora cominciato a dare segni di dolore. E succede spesso che troviamo delle artrosi della spalla che limitano molto il movimento, ma che non sono così dolorose, come per esempio nell'altra. Una delle patologie più significative è quella che va a carico della cuffia dei rotatori.
sì, come patologia degenerativa, a parte la traumatologia con tutte le sequele delle fratture che sono molteplici, anche la patologia degenerativa ha come, diciamo, punto nevralgico la cuffia dei rotatori. La cuffia dei rotatori si chiama così perché è come la cuffia di un nuotatore che riveste la testa dell'omero. Cosa succede? Per quel meccanismo che l'ho spiegato prima si crea un conflitto fra l'acromione e la testa dell'omero, quindi con l'interposta cuffia, poi a lungo andare questa cuffia ti perfora. Per fare un esempio comprensibile a tutti, quando noi abbiamo un calzino forato nel tallone, ecco, quello è ciò che si verifica quando la cuffia viene perforata. Questa è la patologia preminente. Allora, queste lesioni possono coinvolgere un tendine soltanto, più tendine, addirittura essere massive e coinvolgere tutti i tendini della cuffia del rotatore. Molto spesso dipende da quando il malato si sottopone alla visita. Una lussazione della spalla ci può far più preoccupare di una frattura della spalla? Allora, la lussazione della spalla abbiamo visto oggi che specialmente con l'uso dell'artroscopia ce l'ha fatto comprendere, ha molte diciamo, patologie e molte cause, quella traumatica in una spalla, diciamo, normale e quella più frequente. Se la lussazione della spalla avviene prima dei 18 anni, intorno ai 18-20 anni, anche come primo evento lussativo, è indicato oggi operare in artroscopia, cioè andare a richiudere il foro che ha fatto la testa quando è uscita da questa grena, è uscita dall'articolazione, e quindi ripristinare la continuità dei tendini e della capsula e dei legamenti. Quali sono? Perché si è visto che i ragazzi sopra dai 18 ai 25 anni, se non li sottoponiamo a questo trattamento, dopo un po' cominciano a recidivare e vanno incontro a ripetute lussazioni sempre più frequenti fino a renderli, diciamo, molto molto invalidati nel movimento, perché ogni movimento quasi quasi esce da parte. Poi ci sono delle situazioni congenite in cui il soggetto ha dei problemi, diciamo, di connettivo, sono malattie particolari, non è necessario che siano estremamente evidenti, ma anche larvate, cioè nascoste, nascondono una patologia del connettivo che può diciamo, rendere instabile maggiormente ancora di più la spalla, e anche l'intervento diventa ancora più problematico perché la cicatrice che si forma e che noi andiamo a cercare con l'intervento diventa una cicatrice un connettivo elastico, come era elastico il connettivo, nell'intervento a volte può dare anche luogo a delle successive recidive. Se non si incorre in traumatismi, si può prevenire le patologie, salvaguardarsi la spalla in qualche modo? Diciamo che è corretto, specialmente quando l'età non è più giovane, insomma, dai 50 anni in su, ma anche prima, riuscire a mantenere attivi i muscoli della spalla. Perché, come ho spiegato prima, non ha l'articolazione della spalla dei vincoli anatomici di costrizione ossea che la rendano stabile per forza, ma la sua stabilità è dovuta a tutto il contorno muscolo-tendineo che noi abbiamo. Quindi la conservazione di questa struttura muscolo-tendinea comporta una maggiore stabilità della spalla e quindi andare meno incontro a patologie dovute a instabilità e quindi a conflitto, a lesione di cuffia. Quindi iniziare anche delle attività sportive fin da piccoli, anche per sport che poi da adulti ci espongono più a traumatismi, può essere una scelta positiva? Ma direi, ora, dei bambini lasciamoli per conto suo, e lo sportivo di per sé, il tennista come il pallavolista, ha una serie di attività di palestra che rendono le articolazioni, questa articolazione molto ben bilanciata, quindi chi fa tennis non fa solo tennis, ma fa anche molta palestra, proprio per il problema che ho spiegato prima, perché il deltoide, che è un muscolo molto potente, tenta a far salire la spalla, quindi abbinato a questo dobbiamo fare gli esercizi di fisioterapia in modo che la cuffia del rotatore sia potenziata, e questo viene fatto sempre.
Nella popolazione normale questo è utile perché anche nella popolazione normale non sportiva il deltoide è sempre prevalente rispetto alla forza del rotatore. E quindi mantenere in ordine e in equilibrio questi due componenti è molto importante per avere una spalla funzionalmente giusta fino a metà. Ci fermiamo per qualche secondo, il dottor Gallacci resta collegato con noi, pochi secondi e poi di nuovo qui insieme. Okay. Il benessere delle persone dipende anche dalla salute dell'udito. Non rinunciare alla gioia di sentire. Medica l'udito. Ci trovi in Viale della Repubblica 189 a Prato. Telefono 0574 58 42 31. Ecco, siamo di nuovo collegati con il dottor Gallacci per continuare a parlare della spalla. Dottor Gallacci, La ortopedica è una branca della medicina che più si è evoluta nel tempo, che ha fatto dei passi da gigante grazie anche all'ausilio di una diagnostica sempre più raffinata. Che cosa è cambiato nell'ortopedia? Allora, diciamo che la spalla ha avuto uno sviluppo in Italia molto forte da quando abbiamo attinto alle scuole americane, specialmente quelle di artroscopia, che io ho frequentato negli anni 90, e che mi hanno messo in condizioni di cominciare a operare in artroscopia anche qua in Italia. Questo insomma, ci ha aiutato a capire la patologia della spalla e quindi a darne delle giuste soluzioni, non aspettando i tempi di una patologia evidentissima, ma in artroscopia siamo riusciti a visualizzare le varie lesioni. Anche la risonanza magnetica nucleare, anche senza contrasto, è riuscita a darci delle informazioni notevoli, sempre però andando a pescare quelle situazioni che noi avevamo visto in artroscopia e che abbiamo segnalato come patologiche e quindi ricercate in risonanza magnetica. Quindi queste sono, diciamo, le evoluzioni più importanti che ha avuto il riconoscimento della patologia e la susseguente trattamento artroscopico anche in aperto. Oggi si parla infatti di interventistica mini-invasiva. Sì, diciamo allora, togliamo di mezzo la protesi di spalla, che quella purtroppo non ha possibilità di essere considerata, almeno fino ad oggi, un intervento mini-invasivo. Diciamo che tutta la parte degenerativa riferita a lesioni della cuffia del rotatore, del capolungo del bicipite, delle lussazioni traumatiche nei giovani e non giovani, ha trovato un grande vantaggio nell'uso dell'artroscopia. Quindi sono interventi che noi facciamo in day hospital, addirittura vengono la mattina e la sera possono essere dimessi. Diciamo che è più noioso, se si può dire così, il recupero funzionale post-operatorio. Per la cuffia del rotatore occorre un discreto numero di mesi per poter ritornare all'attività normale, insomma 3, 4, 5 mesi perlomeno. Nella lussazione, diciamo, l'attività sportiva può essere ripresa, ma anche quella con cautela dopo alcuni mesi, 3 mesi, 4 mesi. Perché per guarire la sutura che facciamo sulla lussazione ha bisogno di reinserirsi in quel punto dove si era staccata, e per inserire un tendine a un osso occorre una guarigione che normalmente va sui 4-5 mesi, quindi dobbiamo attendere che guarisca. Noi la riaccomodiamo, ma dobbiamo attendere che dove la mettiamo si guarisca. Dicasi questo anche per la cuffia del rotatore. Quindi interventi decisamente più brevi, più difficile il recupero. Io la ringrazio molto, dottor Gallacci, di essere stato ospite di In Salute. Arrivederci. Grazie. E adesso seguiamo lo spot divertente di Alia che ci mette in guardia dai più comuni errori che facciamo nella raccolta differenziata. Alia Educational presenta la signora Vittoria e i prodotti tossici. La signora Vittoria sta curando le sue amate piante di limone, ma sta per commettere un piccolo errore. La cocciniglia. Una piaga disgustosa e orripilante alla vista. Ma con un goccetto di questo insetticida la facciamo subito sparire. Ah no, guarda, è finito.
E allora facciamolo gettare subito. I contenitori dei prodotti tossici non possono essere gettati negli imballaggi. Se la cocciniglia potesse parlare, avrebbe senz'altro questa voce. Quando contrassegnati da simboli di pericolo, i contenitori devono essere portati presso le ecotappe, gli ecofurgoni o gli ecocentri. Bene, la portiamo dove dice questa signorina. Adesso, siccome non esiste un insetticida per lei, la pregherei di andarsene sulle sue gambe. È il momento dello spazio, la parola al farmacista con i professionisti di Farmacom. Alla farmacia di Poggio a Caiano incontriamo il dottor Francesco Pasquinelli che ci parlerà della tosse. E poi a seguire torneremo in studio per parlare di vaccinazione anti-Covid ai bambini e lo spazio Anni Verdi è dedicato al fenomeno del bullismo. Oggi parliamo della tosse, un argomento che in farmacia normalmente viene trattato molto spesso. Bisogna anzitutto capire che la tosse di per sé non è una patologia, ma è un meccanismo di difesa che serve a espellere e neutralizzare sostanze irritanti per la mucosa respiratoria, che possono essere virus e batteri, che sono frequentemente causa di tracheiti, bronchiti, polmoniti o patologie da raffreddamento, ma anche ad esempio fumo e smog, oppure addirittura ci sono alcuni farmaci, soprattutto una categoria di farmaci per la pressione, che come effetto collaterale ha lo sviluppo di tosse. Quindi noi la tosse non la dobbiamo trattare sempre e curare in ogni caso, ma dobbiamo curarla solo nel caso in cui sia particolarmente intensa e fastidiosa e non ci permetta di svolgere poi le attività quotidiane. Il tossire normalmente è un meccanismo involontario. In risposta alla presenza delle sostanze citate in precedenza all'interno del tratto delle vie respiratorie viene inviato un segnale al cervello. Come risposta si chiude la glottide, che è un tratto della laringe, e si contrae la muscolatura dei muscoli respiratori, aumentando quindi la pressione all'interno di questi. E poi, quando si rilascia la glottide, una grande quantità di aria viene espulsa all'esterno, che è il colpo di tosse stesso, accompagnando i batteri, virus e gli agenti patogeni che sono così espulsi dal nostro organismo. La tosse è suddivisa in due grandi categorie, la secca e la grassa. Si definisce grassa una tosse accompagnata da una grossa quantità di muco presente all'interno delle vie respiratorie, normalmente definito catarro. È all'interno di questo muco che sono intrappolati batteri, virus e sostanze irritanti. E con il colpo di tosse si espelle insieme al catarro anche questi irritanti. Quindi non è necessario in questo caso assumere una categoria di farmaci che provochi l'inibizione di questo riflesso, proprio perché questo porterebbe il catarro a ristagnare più tempo all'interno delle vie respiratorie, potendo quindi anche aggravare quelle che sono le conseguenze e le patologie che potrebbero insorgere. Quindi in questo caso niente sedativi della tosse. Al contrario, se il muco si presenta troppo denso e fastidioso, potremmo e dovremmo assumere i cosiddetti mucolitici, che sono dei medicinali che aiutano il distacco del catarro e l'espulsione di questo. Sono presenti una vasta gamma di questi farmaci, molto spesso in forma di sciroppo o buste con dentro lo sciroppo o compresse, anche se la terapia più efficace
è quella con aerosol, che però spesso non viene effettuata per mancanza di tempo o voglia. La tosse secca, invece, è quel tipo di tosse che sopraggiunge senza la presenza di muco o catarro, ma con il colpo di tosse stizzoso, fastidioso. Bisogna porre particolare attenzione a questo tipo tosse e indagare a fondo su quelle che possono essere le cause. Si va dalle cause un po' più semplici, come ad esempio bronchiti o infezioni virali, oppure allergia, asma, o anche l'assunzione di farmaci, come spiegato in precedenza. Però ci sono anche tutta una serie di cause più complesse e più gravi, come ad esempio patologia da reflusso, alcuni tipi di cardiopatie, fino ad arrivare a tumori delle vie respiratorie. In caso si sospetti che la causa possa essere più profonda e che ci possa essere dietro una patologia di un qualche tipo, bisogna rimandare il paziente al medico per un consulto e un'indagine più approfondita. Nel caso in cui invece si escluda questa serie di cause, si può procedere al trattamento con un sedativo della tosse. Questi farmaci, presenti sempre in sciroppi, in bustine o in compresse, sono farmaci cosiddetti sintomatici, cioè vanno a inibire il riflesso della tosse, impedendo quindi il colpo di tosse stesso. Quindi non andrebbero mai assunti in prevenzione, ma solo quando insorge la tosse. Un'eccezione si può fare la sera prima di andare a letto, poiché svegliarsi con una tosse insistente è molto fastidioso e potrebbe diminuire la qualità del sonno. Infine, negli ultimi anni stanno prendendo sempre più campo alcuni tipi di farmaci a base naturale, molto spesso con dentro estratti di miele o grindelia o altea, che vanno sia a facilitare l'espulsione del muco ma anche a formare una barriera che è sia protettiva che lenitiva per il tratto delle vie respiratorie. Riassumendo, la tosse è un sintomo, non una patologia. Prima di assumere un farmaco per la tosse sarebbe meglio sempre consultare un esperto. Soprattutto in caso ci sia una tosse secca frequente, si consiglia di non trascurarla ma di parlarne col medico o col farmacista di fiducia. Sì, continuiamo con Dentro i Fatti che riguardano la nostra salute e facciamo il punto sulla vaccinazione anti-Covid in età pediatrica nella fascia 5-11 anni. E per questo sono collegata con il dottor Pierluigi Vasarri, direttore pediatria ospedale Santo Stefano di Prato. Buonasera dottore, benvenuto a In Salute. Buonasera a tutti. Dunque, buonasera. La vaccinazione in età pediatrica nella fascia 5-11 anni, diciamolo, non ha brillato. Ci sono ancora molte resistenze, paure da parte delle famiglie e anche per questo domenica scorsa la Regione ha organizzato un open day riservato proprio a questa fascia d'età ed è stato coinvolto anche l'hub vaccinale Pegaso di Prato. Com'è andata, dottor Vasarri? È andata discretamente. In tutti gli hub vaccinali aperti dalla Regione Toscana non siamo ancora ai livelli che vorremmo, nel senso che perlomeno a Prato sono state fatte in totale 290 dosi di vaccino, di cui 215 sono state prime dosi, quindi un risultato incoraggiante, però ancora siamo a livelli insufficienti rispetto a quello che dovremmo avere. Più o meno all'interno della nostra azienda, ma in totale in tutta la Toscana, la copertura vaccinale che va dai 5 agli 11 anni è intorno al 32-33% e Prato è allineato a questi numeri, mentre sappiamo che la copertura dovrebbe essere molto più alta. È andata molto bene con la fascia di età successiva, dai 12 ai 17, in cui siamo riusciti a raggiungere
valori prossimi all'85-86% dei casi, e sui bambini invece esiste ancora questa paura, queste remore, per cui stiamo cercando di coinvolgere tutti gli operatori sanitari proprio per convincere le persone, i genitori, che è necessario anche vaccinare i bambini in quella fascia di età, insomma, per tutta una serie di motivi che riguardano essenzialmente la salute di tutti e anche degli stessi bimbi, perché il virus sta circolando soprattutto in questa fascia di età, e lo vediamo anche dal numero di accessi in pronto soccorso, dal numero di ricoveri di bambini anche in età molto, molto piccola, e sono quelli che stanno in questo momento facendo da untori, facendo circolare poi il virus anche agli altri bambini e ritrasmetterlo agli adulti, e quindi creando questo circolo vizioso che fa sì che non riusciamo più a uscire da questa pandemia. Ecco, lei faceva riferimento agli accessi al pronto soccorso, sono mossi dalle preoccupazioni dei genitori che si ritrovano i bambini con episodi di tosse e febbre, o poi si verificano davvero anche delle ospedalizzazioni importanti nella nostra realtà? Allora, due tipologie di pazienti. Alcuni che arrivano al pronto soccorso per motivi diversi da quelli classici in cui si sospetta una malattia da Covid, ad esempio traumi, convulsioni, altre forme varie, e che poi devono essere ricoverati, e quindi al momento del ricovero vengono fatti a tutti questi soggetti e ai loro genitori dei tamponi molecolari e troviamo delle positività. Quindi ci sono dei soggetti che hanno necessità di ricovero e comunque hanno il Covid e devono essere trattati, quindi in isolamento. L'altra parte invece sono bambini che hanno sintomi compatibili con patologie da Covid, quindi febbre, tosse, mal di gola, forme gastroenteriche, manifestazioni cutanee, e sono stati molto numerosi in queste ultime settimane. Direi che un 20-30% degli accessi erano di bambini positivi. Oltre a questi, all'Atri ci sono anche dei bambini che vengono portati al pronto soccorso solo perché in famiglia ci sono stati dei casi di positività e li portano solo per verificare se anche loro sono affetti da Covid o meno. E questi sarebbe opportuno qui rinnovare l'invito a non portarli al pronto soccorso se non c'è una necessità clinica, perché il bambino, per fortuna, nella maggior parte dei casi passa il Covid in maniera pauci sintomatica, con scarsi sintomi che possono essere gestiti direttamente a domicilio con la consulenza del medico di famiglia, del pediatra di famiglia. I bambini che finiscono in ospedalizzazione hanno delle altre patologie o è proprio il Covid che li porta in un letto d'ospedale? Allora, abbiamo detto che una parte hanno il Covid ma sono ricoverati per altri motivi. Una piccola parte, sia per età sia per la presenza di sintomi e la necessità di osservazione, hanno dei sintomi relativi al Covid. A onor del vero, rispetto alle altre mandate del Covid, in cui abbiamo visto situazioni più serie anche dal punto di vista clinico, abbiamo dovuto mandare anche dei bambini in rianimazione legati all'infezione da Covid. Con questa forma qua, che probabilmente con la variante Omicron, all'Omicron, la patologia in genere è minore, solo molto spesso si tratta di bambini piccoli. Abbiamo avuto anche pochi giorni fa 4 neonati ricoverati proprio con madre positiva al Covid e neonato positivo al Covid, che abbiamo dovuto chiaramente tenere sotto osservazione per vederne l'evoluzione, però poi è andato tutto bene, quindi siamo riusciti poi a dimetterli e rimandarli a casa con successo. Ecco, all'ospedale Santo Stefano da 2 settimane è attivo l'ambulatorio per i bambini allergici. Come funziona? È un'attività che abbiamo messo su insieme ai colleghi allergologi, e quindi pediatri e allergologi lavorano all'unisono per garantire la sicurezza, che ripeto, la sicurezza per i vaccini, anche per la fascia
pediatrica da 5 a 11 è assolutamente dimostrata dai numeri che ora non sono più di poche migliaia di unità, ma si tratta di 7-8 milioni di bambini che sono stati vaccinati, però ci sono dei soggetti considerati a rischio perché hanno avuto delle malattie allergiche importanti, essenzialmente l'anafilassi, quindi lo shock anafilattico. Per dare la sicurezza di effettuare questa vaccinazione in un ambiente protetto, dedicato, presente sia il pediatra sia l'allergologo, quindi che permette un'anamnesi accurata e un eventuale intervento tempestivo, è stato creato questo hub vaccinale in cui i pediatri di famiglia segnalano i pazienti direttamente all'azienda e vengono programmate queste sedute in modo che possano essere vaccinati anche questi soggetti, garantendo assolutamente la sicurezza. Ecco, dottore, prima di salutarci voglio ricordare con lei che sabato 12 febbraio ci sarà un'altra Open Day destinata proprio all'età pediatrica con 1000 dosi pediatriche al Pegaso e poi ancora i camper davanti alle scuole fino al mese d'aprile. Grazie, dottor Vasari, di essere stato con noi. Buonasera. Grazie a voi, buona serata a tutti. Sì, e ora cambiamo argomento con lo spazio Anni Verdi dedicato all'infanzia e all'adolescenza. Il 7 febbraio sarà la giornata contro il bullismo e per parlarne sono collegata con la dottoressa Daniela Carpenzano, psicologa. Buonasera dottoressa, benvenuta in salute. Buonasera, buonasera Marilena, buonasera a tutti, grazie a voi dell'invito. Grazie. Allora, con lei mettiamo un po' la lente di ingrandimento sul bullismo. Intanto c'è da dire che gli atti di bullismo non sono certo degli scherzi, non sono ragazzate da liquidare con una risata, con un sorriso, ma sono vere e proprie violenze, sia fisiche o psicologiche o entrambe, da parte di bambini e ragazzi nei confronti dei loro coetanei. Sono azioni che comunque, oltre a creare disagio, creano tanta sofferenza. Possiamo partire da qui, dottoressa? Certo, certo Marilena, assolutamente il bullismo, così come il cyberbullismo, ovvero la sua manifestazione diciamo attraverso l'utilizzo di social network e quindi di canali virtuali, non è assolutamente un fenomeno diciamo da sottovalutare, perché non come gli scherzi, è un comportamento che crea effettivamente dei disagi e crea delle conseguenze negative sia nelle vittime sia in tutto il contesto circostante. È proprio un sintomo, una manifestazione di un disagio anche da parte di chi invece questo comportamento lo mette in atto. Quindi per questo questa giornata nazionale di sensibilizzazione vuole proprio diffondere l'attenzione, invitare tutti, tutta la comunità a porre attenzione a questo fenomeno molto importante e dirompente. Nelle scuole si parla molto di bullismo, però continuano ad esserci tanti, troppi episodi di bullismo. Perché non ce la facciamo a sradicare questo fenomeno? Allora, diciamo che per quanto riguarda il bullismo, per quanto riguarda la comunità scolastica, il bullismo è un fenomeno relazionale, multidimensionale, quindi implica la presa in carico di un sistema ed è importante in questo senso agire proprio considerando tutto il sistema. A livello scolastico ciò che possiamo fare è proprio agire proprio universalmente, rendendosi conto di poter promuovere comportamenti prosociali all'interno delle scuole. Purtroppo, diciamo, spesse volte, essendo il bullismo un fenomeno multidimensionale che coinvolge vari attori, molti degli attori, quindi oltre al bullo, oltre alle vittime, oltre ai sostenitori, per esempio, del bullo o agli aiutanti, per esempio, delle vittime, molte persone sono invece gli esterni, ovvero coloro che magari sanno, che magari si rendono conto che qualcosa non va e che effettivamente non agiscono per paura, per timore, preferiscono rimanere un po' latenti e quindi è per questo che nelle comunità scolastiche si cerca un po' di lavorare proprio a partire dagli esterni, cercando un po' di creare quel senso di responsabilizzazione del singolo e di tutti. C'è chi sa, chi non parla e chi non interviene in questo senso?
Sì, esatto, sì, il lavoro che si fa nelle scuole è proprio di, il lavoro che si può fare nelle scuole è proprio sin dalla prevenzione dei comportamenti antisociali, è proprio quello di poter prendere in considerazione tutto il sistema e poter lavorare affinché il sistema scuola, quindi inteso come ragazzi, quindi rendere attivi i ragazzi, responsabilizzare rispetto al che cosa loro stessi possono fare nel quotidiano, nel loro piccolo per prendersi cura degli altri, responsabilizzare gli insegnanti affinché possano essere in grado di osservare, di rendersi conto di ciò che accade, diciamo, all'interno dei contesti scolastici, responsabilizzare anche attraverso delle politiche, degli interventi a livello scolastico che coinvolgano anche, diciamo, il personale ATA e tutte le figure a vario titolo coinvolti negli istituti comprensivi, per esempio nelle scuole di vari ordini e di vari gradi. Il lavoro che proprio si può fare nelle scuole è quello di poter sensibilizzare, di poter diffondere, ecco, l'importanza di rendere noti questi comportamenti e del perché questi comportamenti hanno delle conseguenze nocive anche a breve e a lungo termine sulle vittime, ma anche su tutto il contesto scolastico. Nelle scuole sono organizzati molti corsi di formazione per i docenti, per gli insegnanti, ma si fa qualcosa in questo senso anche nei confronti delle famiglie? Allora, sì, le scuole, diciamo, nelle scuole ci sono molti interventi rivolti a tutto, diciamo, a 360 gradi, a tutti i componenti, appunto della comunità, educante in questo senso. L'Università di Firenze, per esempio, è molto attiva, sia promuovendo corsi di formazione, mirati proprio, contro il bullismo, il cyberbullismo, sia, attraverso la promozione di comportamenti prosociali, quindi attraverso la promozione della competenza socio-emotiva da parte degli insegnanti che possono poi rendersi in un certo senso socializzatori proprio emotivi nei confronti degli alunni. E in questi interventi è sempre previsto il ruolo delle famiglie e il coinvolgimento attivo delle famiglie, sia attraverso momenti di condivisione, di confronto, di consapevolezza. È importante poter dialogare con le famiglie e coinvolgerle attivamente in tutte, diciamo, quelle situazioni che riguardano i loro figli, perché diciamo, eventuali disagi che si manifestano nelle scuole si riversano poi anche nelle classi e perché le famiglie si possano rendere conto anche di eventuali sintomi, di eventuali comportamenti diversi dal solito che diciamo, i figli riportano poi nelle loro case. Ci sono dei segnali che la famiglia, i genitori, possono cogliere, sia da parte di chi è oggetto di bullismo e di a chi agisce da bullo? Quali sono i Allora, segnali? sicuramente comportamenti di tipo internalizzanti, quali ad esempio ansie, paure, quindi timori, il fatto di chiudersi magari in se stessi, no? Le manifestazioni per esempio di ansia rispetto a ciò che i figli possono riportare a casa, ma anche comportamenti esternalizzanti, quindi diciamo, comportamenti aggressivi, comportamenti insoliti, scatti di rabbia, sono sicuramente quegli atteggiamenti che escono un po' dalle routine quotidiane, un po' insoliti per i propri figli che devono un po' destare sospetto ai genitori e in un certo senso allenare un pochettino la sensibilità anche a cogliere questi cambi, questi sbalzi, aiuta certamente anche a premuovere, a prevenire questo tipo di fenomeno. Il bullismo tramite internet è ancora più insidioso, ti raggiunge fin dentro casa, ovunque tu sei, è come mettersi in guardia. Sì, il bullismo che si manifesta attraverso l'online viene definito cyberbullismo. Il cyberbullismo, a differenza del bullismo, è diciamo, caratterizzato innanzitutto da anonimato, per cui spesso
spesso le persone che lo attuano si avvalgono dell'anonimato e questo li responsabilizza ancora maggiormente nei confronti della vittima, quindi portandoli a sentire ancora meno l'empatia nei confronti della vittima. E poi è un tipo di violenza nei confronti degli altri che è più diffusa, anzitutto perché coinvolge un numero più elevato di persone, un numero più elevato di utenti, quindi pensiamo che il bullismo per esempio si diffonde all'interno di un gruppo, di un contesto classe, mentre il cyberbullismo attraverso i social, la velocità di diffusione per esempio delle immagini è molto più accelerata. E quindi proprio il senso di deresponsabilizzazione, ma anche il senso proprio di essere anonimi, legittima ancora di più i bulli nel mettere in atto questi comportamenti. C'è un altro rischio che non so se è ascrivibile al bullismo, ma mi riferisco all'isolamento, cioè i bambini che durante la ricreazione non sono mai coinvolti nei giochi, e gli adolescenti che non vengono mai invitati alle feste. Esiste anche questo e deve preoccupare. Sì, il bullismo si manifesta in varie forme, alcune forme di bullismo sono dirette, quindi pensiamo a livello verbale, a insulti, a livello invece magari fisico, pugni piuttosto che calci. E il bullismo ha però anche una forma indiretta che consiste proprio in quello che dicevi anche tu, nel poter escludere, nel diffondere delle calunnie, dei pettegolezzi nei confronti degli altri e isolare gli altri dal gruppo. È sicuramente una forma di bullismo indiretta quando è ripetuta nel tempo, quando è intenzionale e quando ha proprio questo carattere di poter prevaricare nei confronti dell'altro, quindi isolare volontariamente l'altro ed escluderlo rispetto alla partecipazione alla vita sociale. Ecco, lei l'anticipava prima quando parlavamo dei rapporti con i genitori, con la famiglia. C'è qualche consiglio da dare alle nostre famiglie che ci stanno ascoltando? Allora, innanzitutto il consiglio che mi sento di dare personalmente è di poter essere sempre attenti agli eventuali, alle emozioni dei propri figli, poter dialogare con i propri figli circa le emozioni, fermiamoci sempre ad ascoltare come stanno, come si sentono, ma di un ascolto vero, interessato, di un ascolto partecipe. Prendiamo in considerazione proprio il come si sentono, il che cosa gli è accaduto, nella quotidianità, che cosa vivono, siamo attenti e sensibili a quelli che possono essere anche i cambiamenti rispetto alle routine, rispetto ai vissuti riportati a casa. E poi sicuramente anche il poter essere i primi promotori di socializzazione, quindi poter fornire esempi per esempio, no? Di scusate il gioco di parole, però poter essere proprio degli esempi, quindi di un modo di poter socializzare le emozioni è sicuramente utile per i figli, per affrontare le situazioni che li mettono, magari che richiedono più sfide, ecco, e più impegno. Grazie dottoressa del suo contributo e di essere stata con noi. Arrivederci. Grazie Marilena, arrivederci, buonasera. E ora ci avviamo all'ultimo spazio della puntata con la rubrica La salute viene mangiando. Stasera parliamo di carne, della buona carne, della carne di qualità, alla scoperta anche della tradizione di quei piatti che possono portare sulle nostre tavole tanta salute e buon gusto. Ce ne parla Jacopo Cassini dal supermercato del Quale Socio. Salve, oggi parliamo di carne. Non vi voglio dare consigli su quante mangiarne,
e quante volte la settimana mangiarla. Per quello vi conviene rivolgervi al vostro medico nutrizionista di fiducia. Oggi potrei parlarvi della regina della carne, la bistecca alla fiorentina, oppure di una bella porchetta di qualità cotta da un professionista. Ma invece voglio parlare di altro oggi. Vi voglio presentare la carne che mangiavano i nostri nonni. I nostri nonni, il problema di quante mangiarne la settimana o quale tipo di carne, l'avevano risolto brillantemente tanto tempo fa, perché una carne come la bistecca alla fiorentina la potevano mangiare due volte l'anno, a Natale e a Pasqua. Però si sa che la miseria aguzza l'ingegno, per cui per potersi alimentare quotidianamente, oltre a mangiare il solito pane con l'olio o pane e cipolla, avevano una vasta varietà di scelta, perché della lavorazione della carne dell'animale sfruttavano un po' tutti i tagli. Quindi c'erano tagli poveri oppure sfruttavano anche le interiora. Andiamo un po' a vedere quali erano questi tipi di carne e che ci sono anche ora. Abbiamo la lingua, che è buonissima da fare, a Firenze la facciamo in salsa verde. Abbiamo il fegato, che a Vicenza, il famoso fegato alla vicentina, lo fanno impanato e cotto nell'olio, a Firenze invece si fa cotto nell'olio. Il polmone, oppure abbiamo il lampredotto, che è il re dello street food fiorentino e è l'antenato del fast food. Abbiamo la trippa, che si può fare cotta, per esempio qui abbiamo un esempio di trippa alla fiorentina. Poi abbiamo il cervello, che è molto buono da fare fritto, la zampa e il muscolo, con cui possiamo fare delle buonissime ricette tipo spezzatini o come il famoso peposo alla fornacina, che è così chiamato perché veniva cotto dagli operai che lavoravano nelle fornaci dei mattoni. La sera, prima di spengere i forni, mettevano questa carne in forno e sfruttavano il calore del forno con cui avevano lavorato tutto il giorno per cucinare. E cosa possiamo dire di questi tagli di carne? Sicuramente l'aspetto principale che ne ha fatto la carne prediletta dai nostri nonni è l'aspetto economico, perché sono dei tagli di carne molto economici, ma non ci dobbiamo fare ingannare solo da questo aspetto, perché pur essendo economici sono tagli di carne molto saporiti e molto gustosi. Personalmente vi posso dire che fra i miei ricordi di infanzia riguardo alla carne non ho particolari ricordi di grigliate o di porchette giganti, ma ho ricordi di sapori antichi come un bel fegato all'olio, un bel panino con lampredotto, una bella lingua in salsa verde, insomma quei piatti che fanno parte della nostra tradizione. Poi se uno volesse un po' divertirsi, andare a cercare i valori nutrizionali di questi alimenti, si scoprono anche delle piacevoli sorprese. Per esempio, se andiamo a vedere una bistecca alla fiorentina, un taglio medio, ci dicono che ha 260 calorie per 100 grammi e 17 grammi di grassi. Il lampredotto, che qualcuno potrebbe pensare che è un cibo spazzatura, un cibo grasso, in realtà 100 grammi di lampredotto cotto hanno 96 calorie e solamente 4 grammi di grassi. Non ultimo, questi tagli di carne ci stimolano anche a fare degli esperimenti in cucina e a riscoprire vecchie ricette della nostra tradizione. Tant'è vero che questi, che venivano considerati un tempo piatti poveri, adesso vengono proposti anche dagli chef famosi nei loro ristoranti stellati. Per cui vi voglio per esempio far vedere questo piatto qui, nella tradizione della cucina fiorentina e toscana si chiama lesso rifatto, rifatto così chiamato perché veniva sfruttata la carne avanzata usata per fare il brodo di carne. Questo lesso rifatto ha una ricetta semplicissima. Grosso modo, si prende una quantità di lesso che è avanzato magari dalla cottura del brodo. Poi si prende una pari quantità di cipolle, mi raccomando, cipolle fresche e di qualità. Si prende le cipolle e le si affettano. Si fanno cuocere nell'olio a fiamma bassa moderata, senza però farle scurire. Poi si aggiunge la carne e a piacere si può aggiungere o passato di pomodoro o, come in questo caso, pomodori a pezzi. Si fa cuocere lentamente finché la carne non ha preso il sapore della cipolla e del pomodoro. Oppure, largo alla fantasia, abbiamo il cervello, che è buonissimo da fare fritto, per esempio. Si sa, come si dice,
fritta è buona anche una scarpa. Il cervello è molto meglio di una scarpa, ve lo posso garantire. Quindi, per concludere, la prossima volta che andate a fare la spesa e andate dal vostro macellaio di fiducia, chiedetegli questi tipi di carne, pretendete questi tipi di carne, provateli, provate a fare delle ricette e ci direte se non vi abbiamo dato un buono consiglio. Perché comunque si sa, una bella bistecca fa sempre piacere, è la regina della carne, lo sappiamo, ma ricordiamoci che la storia non la fanno solo i re e le regine, la fa anche la povera gente. Grazie. In salute per stasera termina qui, ci salutiamo, noi ci vediamo tra una settimana, come sempre di mercoledì alle 21:20. Voi intanto potete continuare a seguirci sul sito www.tvprato.it e sui nostri canali social. Tra una settimana vi aspetto, in salute. Questo programma è stato offerto da... Farmacie Pharmacom, da sempre al vostro servizio.